Mentre su New York cadono le ultime ombre della sera, non so se vi ricordate il cartoon Nick Carter che spopolava su Super Gulp, su Rai, a metà degli anni 70. E quel cartone animato raccontava di un investigatore che alla fine comunque risolveva sempre il caso, un po' maldestro, un po' fortunato, ma soprattutto con tanto divertimento per i bambini e con tanta popolarità. Che c'entra Nick Carter con quello che stiamo vivendo adesso? Bentornato a Totò Burrafato, uno dei fondatori di Grazie, Talk Sicilia. Bella grazie. provocazione, no? Penso che il punto di contatto, quel sottile filo rosso che lega Nick Carter al tema della giornata di oggi, è che così come Nick Carter vince sempre, anche questa volta lo Stato dimostra di essere più forte, della mafia, di Cosa Nostra, e di Ah, perché consegnare. comunque, E di consegnare alle patrie galere Matteo Messina al di là Denaro. delle polemiche che ci sono state, perché sono state una montagna di polemiche, il partito della giustizia si è diviso, del mondo della giustizia si è diviso. Da un lato i duri e puri, che comunque non vogliono rinunciare alle tesi dei terzi livelli, quarti livelli, e c'è già chi inizia a messare un po' nel torbido dicendo, vabbè, ma si è fatto catturare, Matteo Messina Denaro si è fatto catturare. Possibile che non riusciamo a goderci un risultato positivo come quello di questi Ed è giorni? veramente un tema che ci deve fare riflettere. Nello stesso momento nel quale si vince una partita, si vince una battaglia importante come quella di consegnare uno dei Mamma Santissima alle patrie galere, improvvisamente inizia subito dopo, un minuto dopo, il chiacchiericcio che accompagna un fatto Però ce lo straordinario. saremmo dovuto aspettare perché l'anno scorso ricordo a tutti che il mondo della giustizia è stato squassato da una polemica, anzi, degli ultimi 2 anni, le polemiche sul caso Palamara, sulle nomine dei magistrati, e in realtà poi tutti gli equilibri che si sono affastellati in questi anni discendono un po' da quelle polemiche. Sì, però, come dire, per anni, per 30 anni abbiamo tutti atteso questo momento, nello stesso momento in cui le agenzie iniziano a battere il nome di Matteo Messina Denaro, arrestato a Palermo. Un minuto dopo c'è già chi pensava come confutare questa tesi, Però riepiloghiamo, no? Facciamo chiarezza. sì. In realtà perché è scoppiato tutto questo delirio di complottisti all'ultima ora? Cioè, in questo paese dove tutti improvvisamente diventano virologi, tutti improvvisamente diventano allenatori di calci, ora sono tutti diventati magistrati, inquirenti e investigatori. Che era successo? Qualche mese prima un collaboratore di giustizia di cui non si conosceva l'esistenza, almeno il grande pubblico non lo conosceva, tale Salvatore Baiardi, favoreggiatore della famiglia Graviano, aveva detto in televisione, a un programma diciamo, di intrattenimento più che di inchiesta in realtà, aveva detto guardate che sostanzialmente Matteo Messina Denaro è pronto a consegnarsi. Indubbiamente quelle parole, quella clip tirata fuori dal programma di Giletti ha fatto subito dopo il giro del web e anche Beh, però di Totò, è tutto. vero, diciamo, se io ogni giorno dico fra qualche mese arrestano Messina Denaro o arrestano Pinco Pallino, prima o poi ci azzecco, no? Cioè nessuno ha Sì, fatto questo ragionamento elementare. non c'è dubbio, però tutti definiscono il Baiardo un soggetto complicato, un soggetto che molto vicino alla famiglia Graviano e che molto probabilmente anche quelle parole non che le avesse condivise, non che le avesse attinto direttamente, però sono parole Come dire, pesanti pesanti, no? che a distanza di 40 giorni vengono, come dire, seguite da fatti conseguenziali. Però io non, come dire, non mi voglio iscrivere a questa scuola di pensiero dicendo com'è stato, perché è stato, qual è il complotto, si è consegnato o non si è consegnato. Per me il risultato è importante, per me che posso dire ho pagato sulla mia pelle la questione Ora Cosa ci Nostra, arriviamo a questo punto, quel questo dato è un dato importante, la Procura della Repubblica di Palermo, il ROS e il GIS si pigliano una grande soddisfazione, dopo 30 anni consegnano definitivamente Matteo Messina Denaro alla giustizia. Punto. Possiamo discutere del come, se era ancora il capo, non era può il darsi capo, che in se stava realtà male, non stava male, però quello è può un darsi dato che hai storico. perfettamente ragione, io sono completamente d'accordo con te, ma non può darsi che in realtà questa, come dire, polemica sia nata dal fatto che da parte di tanti, come dire, esperti mafiologi,
c'era una grandissima aspettativa rispetto a quel che avrebbe potuto dire Messina Denaro una volta consegnata alla giustizia, perché la trattativa, l'agenda rossa di Paolo Borsellino, cioè tutti dati cristallizzati, come dire, nell'animus della gente, no? Tutti vogliono sapere, vogliono scoprire se c'è questo famoso terzo livello e se mai c'è stata una trattativa, come si sarebbe, e alle spese di chi si sarebbe consumata. Io penso che tutto il lavoro fatto dalla magistratura in questi anni, che voglio dire, è seguito attentamente dalla gente, dalla comunità, siamo informati continuamente, ci sono più trasmissioni di approfondimento, però diventa poca cosa rispetto a quello che è successo in quel giorno. Però c'era un popolo di addetti ai lavori, un popolo di uomini della comunicazione, un po' di uomini dello Stato, delle istituzioni, dell'informazione, che avevano la voglia di avere un nuovo capro espiatorio per iniziare di nuovo a rimettere in discussione il complotto o non il complotto. Quindi, l'agenda aspetta, però, rossa. Se non ho capito male, tu sostieni che erano in debito di informazioni. Si stava incrinando sempre di più l'attenzione rispetto alle questioni che hanno segnato negativamente la storia della Sicilia, agenda rossa. Io su questo capitolo però della nostra, diciamo, parte di intervista metterei un capitolo ricordando a tutti che, come accadde, come dire, per la morte del bandito Giuliano, come ci insegnò Tommaso Besozzi, certo, giornalista dell'Europeo, l'unico dato certo, come ai tempi l'unico dato certo era la morte di Salvatore Giuliano, oggi l'unico dato certo sul quale si deve discutere è che Matteo Messina Denaro è in galera. E quello è poco da dire. E quello è un dato inconfutabile. E di questo e quello va valorizzato, e quello va soprattutto considerato non come il punto di arrivo. Io la penso così, nel senso che come ci si è arrivati a quel punto è importante, però sicuramente oggi si è nelle condizioni di poter lavorare a ritroso per provare a smantellare, a non commettere gli errori che sono stati commessi nel passato. Mi pare che ci sono in corso le indagini per scoprire i covi e si vanno cercando le carte o qualsiasi altro oggetto che possa essere utile a fare chiarezza su questi 30 anni nei quali Matteo Messina Denaro si è mosso in maniera indisturbata dentro la Sicilia, fuori dalla Sicilia, all'estero, in qualsiasi modo possibile. Ma non è che alla fine c'è stato, come dire, una piccola, diciamo, la mettiamo tra virgolette, anzi tra parentesi graffa, delusione, perché da come l'intelligenza del mondo dell'informazione ci aveva raccontato il padrino Matteo Messina Denaro, non te lo saresti mai immaginato, così solo, abbandonato all'ingresso in ospedale, ville, yacht, viaggi all'estero, miliardario, gli affari eolici, tutte cose riscontrate alla giustizia, chiaramente, ma l'identikit, non dico morfologico, ma l'ideal tipo di Messina Denaro ci portava a tutt'altro personaggio. Ma molto probabilmente, cioè, non è che c'è un senso di responsabilità a parte dell'informazione, no, che montiamo come la panna. Molto probabilmente tutta quella panna montata, tutta quella idea un po' indotta anche da tutta la produzione cinematografica sulle violenze, sulle stagioni di mafia, ha indotto a pensare un uomo circondato da gorilla inavvicinabile, cioè, e poi ha fatto esattamente il contrario. Si è presentato in una clinica privata con documenti, come un cittadino qualsiasi. Come un cittadino qualsiasi, e ha chiesto. Ma probabilmente forse quello alla fine era. Però è indubbio che tutto questo. Però se ci pensi bene, tutto ragionandoci sopra, forse quello è il miglior modo per passare mimetizzato, diventare uno dei tanti, come il Kaiser Soze dei soliti però sospetti. Però è indubbio che passi inosservato, puoi passare inosservato, però c'è una cortina di protezione invisibile, di compiacenza, ma che in qualche maniera avrà circondato questo. Direi, diciamo, dobbiamo essere un po' ottimisti, come il dottor De Lucia, il procuratore di Palermo, il suo aggiunto Paolo Guido, sono riusciti, grazie al lavoro del RIS, del GIS e di tutte le articolazioni dell'Arma Carabinieri, a mettere fine alla latitanza di Matteo Messina Denaro. Ora siamo certi che faranno di tutto per raccontare la storia con i tempi che le indagini hanno bisogno, per fare chiarezza, perché 30 anni sono un'eternità, 30 anni nei quali abbiamo inseguito questo sogno di vederlo
L'ultimo mafioso di Ordinanza Corleonese, no? L'ultimo riconducibile. La famosa stretta osservanza corleonese. Ai Vildani corleonesi, però è anche vero che non possiamo e non ce lo possiamo permettere, non ce lo può permettere la Sicilia, perché rischiamo di dare una risposta al titolo della trasmissione non conforme. Non possiamo pensare che la partita sia conclusa, abbiamo fatto gol e quindi attendiamo che l'arbitro fischi. Hai perfettamente ragione, ma diciamo che oggi senza un punto di riferimento, senza un volto da inseguire, diventa molto più complicato cercare di comprendere cos'è la mafia, cosa sia la mafia, e soprattutto cercare di comprendere che cosa succede, che cosa in queste ore, in questi giorni. Perché da un lato sicuramente ci sarà lo sguardo indietro per cercare di ricostruire questi 30 anni e soprattutto gli ultimi mesi di latitanza di Matteo Messina Denaro, ma dall'altro lato bisogna capire e bisogna lavorare ovviamente con attività di intelligence che non mancano e che hanno dato prova di poter portare a casa risultati importanti, di capire che cosa succede, perché fino ad oggi abbiamo detto non sarà il capo dei capi, non è un mamma santissima, però è una persona influentissima e qualsiasi cosa si muove su questo fronte sarà condizionato dal suo sì o dal suo no. Oggi è nelle patrie galere, non penso che Cosa Nostra metta il cartello fine e chiusa un'esperienza. Sicuramente sarà in corso un processo di trasformazione e di riassetto dei vertici per di questa organizzazione. Per tornare a fare ragionamenti che sono più consoni alla quotidianità della gente, io prego la regia di mandare in onda una clip che abbiamo tratto da un appuntamento che riguarda personalmente Toto Burafato. Prego la regia di mandare in onda questo contributo dove il protagonista è il dottor Maurizio De Lucia, procuratore della Repubblica di Palermo. 40 anni sembrano tantissimi, ma 40 anni sono niente per chi ha vissuto tutta una vita con il ricordo di una vittima della mafia nel cuore. Vedo la signora, il figlio. Ed essere qui in tanti è importante, perché anche questo testimonia che quel sacrificio non è stato un sacrificio vano. Sono tanti i servitori dello Stato che sono caduti in tanti anni. Io lunedì ero a Roma, ricordavamo le vittime della strage di Ciaculli. Due soldati, un poliziotto, quattro carabinieri, sono passati 60 anni. Eppure bisogna ricordare, è stato importante quel momento, è importante questo momento. Il 16 giugno del 1982, cioè pochi giorni prima di questo terribile assassinio, Cosa Nostra sulla circonvallazione di Palermo poneva in essere probabilmente uno degli atti più violenti della sua storia. La strage della circonvallazione per uccidere un mafioso che veniva tradotto, un mafioso della famiglia Santa Paola, vengono massacrati tre carabinieri e l'autista civile della macchina che lo stava trasportando. Avviene in pieno giorno, con i mafiosi sul cofano della macchina sventagliate di Kalashnikov. Questa era la Palermo e la Sicilia del 1982 e quelli erano uomini che servivano lo Stato e facevano il loro mestiere, niente di più, però lo facevano rispettando le regole. La morte di Antonino Burrafato è la morte di un servitore dello Stato che ha semplicemente fatto il suo dovere, perché esistono dei mestieri, dei lavori, delle professioni in cui si deve mettere in conto anche questo, che può accadere quello che è accaduto a lui, e però quando succede esistono dei doveri che lo Stato e devo dire la società hanno. Uno è quello di fare giustizia, di cercare la verità, di capire tutto e di restituire almeno nella memoria il valore dell'uomo che è caduto. L'altro è quello della società, di non dimenticare, di continuare a ricordare, perché ricordare impone il dovere dell'onore per chi è accaduto e il dovere della memoria perché queste cose non accadano più. 40 anni sembrano. Ecco, perfetto, abbiamo ascoltato questa clip con le parole del dottor De Lucia. Quello è il giorno in cui si ricordava il 40° anniversario del sacrificio del maresciallo Antonino Burrafato, tuo papà. Quindi ora io capisco, ogni volta che tocchiamo questo tema, Totò, tu un pochettino vieni colpito, come umanamente necessario che sia, perché sono quei dolori che non possono essere mai cancellati. Quel giorno Maurizio Lucia ancora non era il procuratore della Repubblica di Palermo,
Però quel giorno fece un discorso che ha trovato un eco parallelo successivamente, oggi nei giorni in cui dal Tribunale di Palermo lui ha lanciato un appello di giustizia nei confronti di tutte, quella giustizia che viene richiesta per tutti i parenti delle vittime di mafia. Quindi a questo punto la domanda che ti faccio io è: come cambia la tua percezione da cittadino che ha subito un oltraggio così simile alla mafia quando la giustizia assicura l'ultimo anello di quella catena di morte, perché quelle sono le cosche di riferimento, che è costata la vita anche a tuo papà? Devo dire che il procuratore De Lucia ci ha dato il privilegio di essere a Termini Imerese, perché istruì il processo avverso gli esecutori e materiali e i mandanti dell'omicidio di mio padre, quindi era lì in quella... Ora vado a ritroso, il mandante era Leo Luca Bagarella, Leo quindi con il braccio estretto Torino, cioè, stiamo parlando della famiglia di Messina. Era lì in quella veste e ci tengo a dirlo, la sua presenza lì è stato un atto di particolare attenzione verso... E anche di grande amore nei confronti della, di Termini Imerese. Rispetto ad una delle tante vittime di mafia che... non che rischia di essere dimenticata, ma che può essere risucchiata dal tempo. 40 anni sono 40 anni. La sua presenza lì ci ha consegnato l'attualità anche di una vittima del dovere come Antonino Burrafato, e una vittima di mafia. Rileggendo, oggi, no, ma la cosa che mi resta delle dichiarazioni del procuratore De Lucia subito dopo l'arresto di Matteo Messina Denaro, resta la stessa identica attenzione rispetto al mondo delle vittime di mafia. Nel momento nel quale raggiunge la Procura di Palermo un grande risultato, dedicare quel momento, ricordare che come un atto dovuto rispetto a quelli che hanno perso un parente, un affetto, un amico. Ma questo, come dire, perdona se ti interrompo, questo depone sicuramente a rimarcare la particolare sensibilità del dottore De Lucia. Sì, ora sì. Non facciamo apologie, ma questo è un dato oggettivo. Però quello è il dato che mi resta. Questa è una costante dell'attività di De Lucia. Il dato che mi resta non era del tutto scontato, cioè avere lo stesso metro rispetto alla commemorazione di Burrafato a giugno e rispetto all'arresto di Matteo Messina Denaro a gennaio del 2023. Nell'ambito delle due cose, il ricordo per le vittime di mafia è stato costante ed è un dato incoraggiante che a me fa molto ben sperare rispetto ad un'attenzione che non rischia di essere mitigata dal tempo e di essere stemperata da fatti più importanti. Io sono davvero contento di quel giorno, nel senso che per me è stato un giorno bello, ma un giorno bello per tutto quello che c'è stato intorno. Da un lato la vittoria dello Stato, dall'altro lato l'attenzione rispetto alle vittime di mafia e soprattutto anche questa percezione di non avere dinanzi... Senti lo Stato vicino, anche a distanza di 40 anni dal lutto. Sento lo Stato vicino e soprattutto ho la percezione di uno Stato che in questa circostanza, almeno fino a questo momento, sta inseguendo la verità. Quella verità che molto probabilmente va inseguita subito. I tempi della giustizia non possono essere tempi sommari. Ritorno al famoso complotto, ma andare nel bunker di Totò Riina 20 giorni dopo sicuramente... Ma lì c'erano tante motivazioni, volevano, probabilmente c'era un'attività investigativa che andava fatta. Oggi, abbiamo uno Stato che ha vinto una partita e ha iniziato a ritroso a cercare di fare chiarezza. Io mi auguro che la direzione sia bilaterale. Da un lato fare chiarezza su quello che ci sta alle spalle di quell'arresto di Matteo Messina Denaro e dall'altro lato l'idea di iniziare a pensare che non ci ritroviamo di più di fronte a soggetti che sono definiti stragisti e che hanno l'idea che noi possiamo anche immaginare ancora con la coppola storta e con la lupara in braccio. Sicuramente c'è qualcosa di diverso e di nuovo che si va muovendo e che va interpretato per tempo, anzi va intercettato per tempo.
però diciamo, va detto che comunque dalle immagini che ci sono state restituite dalla cattura di Messina Denaro e della, come dire, la frequenza, come dire, dell'informazione che l'Arma dei Carabinieri restituisce a tutti noi, c'è da dire che c'è una forma di pressione in questo momento che difficilmente se l'è vista in passato. Questo probabilmente perché la tecnologia è cambiata e tutti noi siamo abituati a recepire. Nel 93, quando venne arrestato Riina, non c'erano i social, non c'era la rete e uno doveva aspettare il telegiornale o il giornale. Quindi anche per questo, secondo me, dobbiamo essere assicurati al fatto che le modalità di controllo delle attività investigative sono talmente rapide che è veramente complicato immaginare che ci sia un complotto dietro tutta questa vicenda. Speriamo che non ci sia davvero e speriamo che quel giorno non sia un giorno qualsiasi, ma che ci continuo a dirlo, sarò monotono e rischio di essere anche ripetitivo. Gli italiani, i siciliani, i palermitani si aspettano di capire che cosa è successo in questi 30 anni, quali sono state le ragioni, quali sono state le contiguità, quali sono state le cose. Hai perfettamente ragione, perché è giustamente fare chiarezza sui mandanti delle stragi del 92 e del 93, e in questo io ho poca fiducia. Messina Denaro potrebbe dare un grande contributo perché lui è il depositario dei segreti della Cosca Corleone. Io personalmente non ci nutro nessuna speranza. Però come ha commesso degli errori nel darsi l'ultima identità, potrebbe aver commesso degli errori nel lasciare i documenti da qualche parte. Noi speriamo che un pool di magistrati e di investigatori così bravo, guidato dal dottor De Lucia e dal dottor Paolo Guido, che peraltro diciamo ha grande merito del successo di questa attività investigativa inquirente, si continui, perché comunque siamo, ultima battuta prima di concludere, chiaramente non siamo alla fine di Cosa Nostra, no, siamo all'inizio di un nuovo percorso. Infatti bisogna guardare... Il nuovo percorso investigativo, Guardare e immaginare che cosa può succedere. Cosa Nostra è un'organizzazione a tutti gli effetti. Possiamo dire che c'era un presidente, c'era un amministratore delegato, c'era un board che l'ha guidato. Oggi che cosa succede? Cioè bisogna, anche a rischio di non avere le idee chiare, di poter dire castronerie, però è pur vero che quella è la partita, iniziare a pensare come si può riorganizzare e quali sono gli interessi che stia inseguendo, perché è chiaro che fino ad oggi qualcuno ha rinfacciato. Diciamo, gli interessi che stia inseguendo, guarda, non ci vuole la sfera di cristallo, te lo dico io sicuramente, ma ci sono tutte le azioni della DIA, i fondi del PNR fanno gola ai boss mafiosi siciliani, calabresi e napoletani, questo come dire, gli obiettivi che hanno è quello, è denaro, c'è nessuna tensione morale. E quindi uno Stato illuminato deve pensare di non compromettere lo sviluppo di questa terra bloccando le opere pubbliche, ma piuttosto trincerandosi dietro delle norme che ci possono consentire di fare le opere, ma di farle in sicurezza e di lasciare da Totò, fuori. Io ti ringrazio per essere tornato qui da noi da Talk Sicilia. Ti aspettiamo un prossimo aggiornamento. Grazie a tutti voi. Io ringrazio nuovamente Totò e ringrazio che ci avete seguito. Il tempo è tiranno, 24 minuti per parlare di questa cosa sono oggettivamente pochi, quindi magari faremo approfondimento nelle prossime settimane. Grazie ancora e buona serata a tutti. Grazie. Arrivederci.